Grazie Presidente. Io intervenivo per rispondere alle sollecitazioni che abbiamo avuto stamattina dal Presidente Bonaccini su vari argomenti. In modo particolare, forse lui era distratto ieri, non ha potuto seguire tutta l'assemblea, insomma, question time verteva sulla questione che mi vedeva coinvolto, sulla questione del RES, e la Vicepresidente Gualmini ha risposto. Quindi ci siamo parlati, chiariti, detti quello che dovevamo dire. Quindi il fatto che il RES al momento sia fermo per una serie di motivi è noto, no? Non sto qui a rivangare, sono quelli. E quindi il fatto che verranno erogati questi milioni verranno, quando partirà verranno, non è che abbiamo fatto grandi stravolgimenti al momento. In questo momento i cittadini che stanno chiedendo ai vari comuni informazioni attenderanno le informazioni definitive quando ci saranno, ma al momento è tutto in divenire. Ora, ho sentito il Presidente che diceva se dobbiamo chiudere gli inceneritori diteci come risolviamo il problema dei rifiuti. Le soluzioni ce ne sono diverse, il problema è a chi dobbiamo dirlo. Perché per poter mettere in discussione uno status di gestione consolidato ci vuole qualcuno che sia disposto a metterlo in gioco e a metterlo in discussione, cosa che qui non c'è mai stato. Tant'è vero che, nonostante le promesse del mezzo stampa, come ho già più volte detto anche in quest'Aula, del Presidente sulla chiusura degli inceneritori, poi nel piano regionale non ve ne traccia e non esiste atto pubblico in Regione che dica questo anche in funzione degli obiettivi di legge della legge 16, ottimi obiettivi sfidanti, ma che dubito verranno raggiunti proprio a causa del piano rifiuti. Ma questa è una cosa che abbiamo già detto e ridetto. Il problema è che per poter fare delle proposte serve un interlocutore che sia disposto ad ascoltarle. E non credo che il Partito Democratico e questa Giunta siano questo interlocutore su questo tema e per questi obiettivi. Anche forte del fatto che ricordo molto bene l'eurodeputata Bonafè che venne in commissione sulla legge europea, sul testo europeo sull'economia circolare e disse, rispondendo al sottoscritto, che gli inceneritori ci vogliono. Ed in quell'occasione non ho sentito l'assessorato di riferimento regionale contestare questa affermazione. Quindi, a chi dobbiamo dire quali sono le proposte alternative agli inceneritori? Questo è il punto. Per fare un dialogo ci vogliono due persone che siano disposte ad ascoltarsi. E qui non credo che ci siano su questo tema. Altra cosa, io adesso arriveremo a fare anche delle proposte magari più puntuali, più precise sul testo che il Presidente Bonaccini ha stilato, insomma, che ha sul patto del lavoro, no? Ci ha sempre sollecitato più volte, anche a mezzo social, di fare delle proposte, arriveremo a fargli delle proposte. Nel frattempo vorrei che in quel patto per il lavoro, se c'è la possibilità di integrarlo, si potesse dire che in Emilia Romagna i contratti di lavoro illeciti o illegali non debbano essere stipulati, cosa che invece, come ho già detto in commissione, avviene alla luce del sole continuamente da anni, e mi riferisco in particolare ai contratti dei lavoratori degli outlet, e per questo tipo di illegalità ci sono già dei procedimenti penali in corso. Ma politicamente, visto che, come ci è stato ricordato in commissione giustamente, la Regione non ha una diretta competenza sul lavoro di per sé, però il fatto che si impegni è giusto, è una buona cosa, è un atto politico importante, ma non c'è altrettanto atto politico forte nel contrasto a questo tipo di contratti. Allora, io sono disposto a parlare di patto del lavoro quando cominceremo a mettere in regola tutti i lavoratori secondo norme di legge. Fino a quel momento qualunque patto per me non sta in piedi, perché si basa sull'esclusione di persone che non sono tenute a tutela come dovrebbero essere. E questo non è una cosa che ho scoperto adesso, è un po' che mi informo di questa cosa qui, poi dopo mi hanno portato i dati, li abbiamo analizzati, ho parlato con aziende, perché questa denuncia, il bello che questa denuncia non l'ha fatta i lavoratori, l'hanno fatta gli stessi imprenditori che lavorano in quegli outlet,
che non sono disposti a lavorare in quelle condizioni lì e a mettere in crisi i lavoratori. Eppure dalla regione non si è sentito un fiato, nessuno ha detto niente, però sbandieriamo un patto per il lavoro. Bene, allora, quando il patto per il lavoro includerà anche questi lavoratori, troverà la nostra collaborazione. Fino a quel momento io non partecipo alle ipocrisie. Grazie.